circa un mese e mezzo fa sono stata, diciamo, morsa da un ragno, presumibilmente di violino, credo, perché la macchia, diciamo, è riconosciuta come per questo morso di questo ragno. E da lì l'odissea. Un'odissea iniziata circa un mese e mezzo fa, quella della signora Marzia, una commerciante aretina, quando è stata morsa ad un polpaccio da quello che sembrerebbe essere un ragno violino, una delle varietà più pericolose presenti in Italia. Si è presentata questa macchia strana nella gamba, nella parte dove sono stata, diciamo, morsa, e i primi giorni non mi sono resa conto, poi non passava, è cominciata a prudermi tanto, sono andata da dermatologa e lei subito mi ha detto era il morso di un ragno, e l'abbiamo presa abbastanza sul tranquillo. Poi dopo, invece, passando i giorni, ho avuto anche altri problemi, sono piena proprio di allergie addosso. Il temuto ragno è presente un po' in tutta Italia, anche se al momento non è possibile conoscere il numero di casi di punture che si sono registrati nell'aretino. Questo morso di ragno, di questo tipo di ragno, è particolarmente fastidioso e talvolta può avere anche delle complicanze prevalentemente locali a livello della cute dove c'è stato l'insulto, che si manifestano con un arrossamento importante, una sorta di vasculite, un'infiammazione importante, e talvolta esita in un'ulcera anche profonda che necessita di trattamenti anche prolungati. Spesso vengono dati antibiotici nel caso in cui siano necessari, antinfiammatori per il dolore, talvolta cortisone e antistaminici. Un'altra cosa importante è valutare il proprio stato vaccinale, per esempio per il tetano, perché comunque la puntura di certi insetti può esporre anche a una malattia importante che può avere delle conseguenze altrettanto importanti, talvolta mortali, come il tetano.